Carmine Verducci, sei un artista tutto tondo, anche la poesia, perché scrivi dei versi veramente belli, veramente eccezionali, e li hai voluti portare a Condofuri per omaggiare questa ragazza che non c'è più. Il fermento culturale dell'area grecanica, di cui anche Brancaleone, da cui provieni, fa parte, si inizia a fare sentire, diciamo che lascia finalmente delle impronte quasi indelebili. Sì, perché l'area grecanica vive e viva, pullula di iniziative e soprattutto di personaggi che la fanno vivere quest'area grecanica. Io mi associo alle parole che ha detto poc'anzi Mario Alberti, che l'area grecanica c'è fermento poetico e quindi è giusto valorizzare, secondo me, quelle che sono queste risorse. Non parlo di me, io scrivo da quando ero bambino, però non ho fatto mai una pubblicazione. Ho un piccolo progetto, insomma, un sogno nel cassetto con un'altra poetessa, Maria Eleonora Zangara, lo possiamo dire, che si chiamerà Anime nel silenzio, ma questo lo lasciamo poi piano piano in cantiere. Perché tu, io parlo con te di cultura perché tu sei uno di quei promotori della cultura sul territorio, in quanto presidente della Proloco di Brancaleone. Sono tante le iniziative che stanno per arrivare, soprattutto una molto importante a settembre, che è il workshop territoriale. Sì, come avevo annunciato qualche tempo fa alla radio, dove mi hai intervistato e mi hai fatto questa domanda, ci sarà appunto questa seconda edizione del workshop territoriale, con grandissimi ospiti, grandissimi relatori, ma anche il coinvolgimento di un altro paese dell'entroterra brancaleonese, che è Staiti. Le richieste sono state tante, anche Ferruzzano, collaboriamo sia con l'amministrazione comunale sia con la Proloco. Però abbiamo cercato di strutturare quest'anno un workshop che tocchi una piccola parte per poi espanderci, anche perché le richieste sono tantissime. Due escursioni, una prevista il 19 a Staiti con degustazione di prodotti tipici a cura dell'associazione Fenice di Staiti, e la visita al Museo dei Santi Italo-Greci, inaugurato da poco tempo, e un'altra escursione sempre nella nostra Brancaleone Superiore. Come non portare l'immagine di Brancaleone, del nostro borgo soprattutto, con degustazione anche di un prodotto tipico locale, insomma, che grazie all'azienda Mandula di Caracciolo, che produce ed esporta il latte di mandorla, ci sarà anche questa degustazione. E poi il convegno finale, che chiuderà, insomma, il tutto, sulla valorizzazione delle peculiarità gastronomiche, paesaggistiche e culturali della nostra area, non solo grecanica ma anche locridea, anche di tutta la Calabria. Infatti avremo ospiti anche relatori che provengono dal Catanzarese, e dalla Locride, dall'area grecanica, insomma ce n'è di tutto. Alla fine di questo percorso i partecipanti avranno un attestato riconosciuto dalla provincia, dalla regione, dal comune, dalla Proloco, insomma chi più ne ha più ne mette, insomma, riteniamo opportuno e doveroso invitare i giovani, soprattutto perché abbiamo strutturato il workshop in maniera da non sembrare più un evento a livello turistico, perché i turisti, si sa, vanno e vengono. Noi dobbiamo cominciare a pensare a noi stessi, il turismo calabrese siamo noi stessi, creare dei ponti culturali che ci permettono di fruire della nostra Calabria e soprattutto delle bellezze poco conosciute fuori dai circuiti turistici. Valorizziamole prima noi e poi cerchiamo di farci promotori della nostra Calabria, perché di ricchezza ne avremmo tantissima. E un altro appuntamento ci tengo a precisare: il 14 settembre, a grande richiesta, una rievocazione storico-medievale al borgo di Brancaleone Superiore. La precedente è stata del periodo ausonico-italico, a luglio, è stato un successo mediatico veramente, non ce l'aspettavamo. Questo percorso parte dall'antichità e comincia ad arrivare già al Medioevo, fino ad arrivare poi successivamente a periodi più recenti, speriamo.